sono andata ad utilizzare 220 g di filato Lineart 80 lino 21. Io intanto ho montato una catenella di 106 maglie, ve lo scrivo naturalmente in alto. Ed eccoci arrivati anche oggi alla fine del nostro video tutorial, e quindi con grande piacere vi faccio vedere il nuovissimo Lineart, che è un misto lino, è un 80%. Terminate le mie 70 catenelle, vado a raddrizzare la catenella iniziale. Ed eccolo qui, una volta che l'avrete terminato, come si presenta il vostro abitino. Veramente bello. Innanzitutto il filato di base, che è il filato Lineart, un filato che vi ho già mostrato in diverse occasioni, che vi piace in questo modo. La catenella di avvio, che rappresenta la scollatura della nostra maglia. Quindi possiamo cominciare con la zucca. Questa volta abbiamo utilizzato questo stile un po' anni 70, un po' hippie se vogliamo, perché avrete sicuramente notato. Prendiamo dunque il nostro filato e con l'uncinetto numero 4 andiamo ad avviare i primi due giri di punto alto, quindi mettendo il dito sulla 73esima maglia. Voglio comunque salutarvi e non lasciare che il tutorial si concluda senza ringraziarvi per avermi